Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione sancipianese targata Forum dei Giovani. Iniziamo subito la puntata con un tema delicato. Abbiamo cercato di saperne di più sulla vicenda riguardante l'esproprio dello storico Giardino Amato per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, sentendo i pareri del sindaco Gennaro Aievoli e del capogruppo di Noi Girasole, il dottor Attilio Naddeo, l'inviata Valeria Elia. Buonasera a tutti, siamo qui con il dottor Naddeo che ha manifestato il proprio dissenso nei confronti dell'attuale amministrazione riguardo la demolizione del Giardino Amato e l'edificazione al suo posto di un parcheggio pubblico. Perché lei è contrario a questo progetto e quali alternative propone all'amministrazione? Grazie per avermi invitato, ma in realtà io ero già contrario anni fa, quando anni fa sotto la mia amministrazione costruimmo un parcheggio adiacente in via Jacopo San Nazaro e già allora ritenemmo di salvare il Giardino Amato. Il Giardino Amato rappresenta un simbolo dove tre generazioni hanno potuto passeggiare, perché non è un problema soltanto di prestigio per una famiglia che ha fatto tantissimo per San Cipriano Picentino, ma quel giardino potrebbe rassomigliare veramente all'Eden, dove ci sono vegetazioni importanti, secolari, e dove tante generazioni, tre pure la mia, è passata di là, ci potevano a fare la passeggiata. Quindi è un giardino da prelibare, non è un giardino semplice e basta. Secondo me l'amministrazione che lo ha espropriato farebbe bene a utilizzarlo come villa comunale o in continuità con la villa comunale. In via Jacopo San Nazaro, continuando a valle, avremmo risparmiato più soldi e certamente avremmo prelibato quel giardino che rappresenta una delle più belle piantagioni, vegetazioni che la natura ha potuto dare, grazie all'intuizione di un grande uomo di allora che fu Antonio Amato, un grande imprenditore. Quel giardino, che è stato aperto poche volte al pubblico, potrebbe veramente diventare il simbolo della salvaguardia dell'ambiente. Quindi si deve continuare il parcheggio di via Campo San Nazaro, meno soldi, più posti macchine, meno danni all'ambiente, meno spese e meno caos in città. Grazie mille per la disponibilità e ora ascoltiamo il parere del sindaco. Siamo in diretta dal comune in compagnia del nostro sindaco. Signor sindaco, a breve inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo parcheggio all'ingresso del nostro capoluogo, in sostituzione del Giardino Amato. Come mai ha optato per questo sito dove poteva nascere un'area verde aperta a tutti e non ha pensato o considerato ad altre zone limitrofe? Buongiorno a tutti, anzitutto e grazie per la vostra presenza. Abbiamo optato per questa zona già prima della campagna elettorale, presentando un progetto di innovazione di una parte del territorio comunale, in modo particolare l'ingresso del capoluogo del nostro comune. L'area si presta alla sua sistemazione sia per la realizzazione e l'ampliamento del parcheggio retrostante, sia per la creazione di un marciapiede all'ingresso proprio del nostro paese. Ci troviamo in una zona proprio interessante da un punto di vista urbanistico e da un punto di vista sociale, perché appunto diamo un ingresso sicuramente migliore al nostro territorio e consentiamo in modo particolare a tutte le persone che vengono dalla zona bassa di San Cipriano di poter avere un primo pezzo di marciapiede verso il nostro territorio, con l'impegno ovviamente di voler realizzare nuovi marciapiedi che arrivino fino a via Cafari successivamente, per consentire appunto a questa parte della cittadinanza di giungere nel nostro capoluogo senza barriere architettoniche. In modo particolare si ci lamenta di non avere area verde, ma certamente San Cipriano Picentino possiamo dire che è un territorio fortemente pieno di verde. Basta pensare alle piazze pubbliche già esistenti con varie alberature, basti pensare ai vari interventi che l'amministrazione ha portato avanti in questi anni, come Parco Madonna del Carmelo, dove negli ultimi anni sono stati piantumati numerosi alberi, e da ultimo e non
non per importanza, la villa comunale del capoluogo, che sta proprio a pochissimi metri di distanza, dove all'inizio dell'anno 2016 partirà anche un'opera di ammodernamento della stessa, con la creazione anche di un parco gioco a servizio dei bambini di questa comunità. Quindi fondamentalmente crediamo che il problema degli spazi verdi nel nostro territorio non esista assolutamente. Se l'intervento poi va a guardarsi nel suo insieme e verso l'abbellimento e l'ampliamento della strada di accesso, ci troviamo anche nella condizione di migliorare la viabilità del territorio stesso, visto che solitamente le macchine sostano sotto il muro, e cioè all'interno della carreggiata stradale esistente. E quali vantaggi lei crede possa, diciamo, apportare questo parcheggio per il traffico veicolare dei residenti? Anzitutto avere la possibilità di arrivare nel territorio senza avere le macchine sotto al muro e quindi nella carreggiata stradale. Avere la possibilità di avere maggiori posti auto, visto che tra l'altro questo parcheggio nascerebbe a ridosso della casa comunale e della scuola primaria del capoluogo e della scuola infanzia del capoluogo. Quindi avere sicuramente una sistemazione della viabilità migliore e consentire in modo particolare ai pedoni di poter venire verso il territorio e verso il centro del paese in massima tranquillità. Ok, grazie mille al sindaco per i minuti che ci ha dedicato. Dal comune è tutto, linea allo studio. Domenica 20 dicembre 2015 il Forum dei Giovani ha organizzato una cena solidale presso Casa Giovanna in collaborazione con l'associazione Impegno e Solidarietà. Il servizio a cura di Nicole Di Chiara. Anche quest'anno il Forum dei Giovani ha voluto, complice l'atmosfera natalizia, aiutare i meno fortunati e domenica 20 dicembre ha allestito una cena solidale allietata da rappresentazioni teatrali e musica a Casa Giovanna. Il ricavato della festa è stato interamente devoluto all'associazione. La cena solidale è dal Forum dei Giovani in collaborazione con l'associazione Impegno e Solidarietà. Io passo la parola al secondo Andrea, che vuole farci un saluto. Grazie. Questo salone ha visto in questi anni parecchi gruppi che sono venuti a fare una cena, a stare in amicizia, in simpatia, però tantissimi giovani tutti quanti insieme non si erano mai visti. Comunque il bello di questo spazio è appunto quello di essere offerto a chi manifesta un interesse, un'attenzione anche alla realtà che c'è in questa struttura. Di condivisione vivono delle persone che, avendo nella loro vita, nella loro esistenza, una disabilità, un problema, hanno bisogno che ci sia intorno attenzione appunto e solidarietà. Io vi devo ringraziare perché... Passiamo allo sport, con il match tra Vignale Calcio e Club Gioventù Tramonti, tenutosi 19 dicembre. Immagine al campo di Luca Castagna e Fabrizio Rocchino. Scendono in campo, allo Stadio Comunale Pasquale Siano, il Vignale Calcio e il Club Gioventù Tramonti. Partita piena zeppa di ammonizioni, ben 10 tra le due squadre. La prima al 14esimo su un fallo di mano ai danni di Giovanni Cingolo. Al 20esimo arriva invece il gol del vantaggio ospite e il primo tempo si chiude appunto con il risultato di 0-1. La ripresa inizia in salita per la squadra di casa, con la munizione di Pasquale Pisacane e il raddoppio degli avversari, subito dopo una punizione battuta dalla tre quarti, che dopo vari rimpalli finisce tra i piedi di un giocatore del Tramonti, che trovandosi da solo davanti al portiere lo spiazza e segna. Ma la Vignalese reagisce e sigla uno splendido gol con il numero 10 Caetano Di Martino, raggiungendo il momentaneo 1-2. Nel finale, il Tramonti trova il definitivo 1-3, sconfitta amara per il Vignale. Riscopriamo insieme gli antichi rimedi delle nostre nonne con la rubrica Nonno sapeva di Antonella Capece. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu.
Salve e bentornati alla mia rubrica Non lo sapevo. Capita a tutti di cadere e di slogarsi una caviglia, soprattutto a noi donne con i tacchi. Quindi oggi siamo a casa della signora Elena, che ci illustrerà l'impacco antinfiammatorio. Ecco come si prepara. Questo è l'album. Si faccia così. Ma si deve far sbattere bene, che deve andare a diventare scuma. Così già va molto bene, così. Adesso lo metto sopra il saccio. Si faccia bene così. Vedi? Così. Ecco qua, questo già basta. Perché è giusto quando si deve mettere attorno alla gamba. Perché quello come si asciuga il tuo uova? Così si ristringe e dopo non va male più la gamba, hai capito? Queste sono cose che hanno fatto gli antenati nostri, i vecchi, c'era mia mamma e mia nonna che le faceva. Così qualche poco lo so fare pure io. Signora, che cos'è? L'incenso, questo è l'incenso, quello che si usa pure in chiesa. Ecco qua. Uno quanto più fino lo fa, meglio è. Perché vedi che si è pure un po' gonfio e allora quel poco ti dà fastidio, e quindi basta un poco che ci dà un po' di strappo, così. Ecco qua. Signora, cosa avete fatto? Ci ho aggiustato un po' la gamba. Se no come faceva? Ci aggiungeva la medicina senza aggiustarlo. L'ho prima aggiustata e poi ci aggiunge la medicina. È pronto un piastro, adesso lo mettiamo sulla gamba. Questa la deve tenere fino a domani, che si deve asciugare stretto. Ecco qua, questo è il procedimento che si deve fare, questo lavoretto qua. Però quando la mette deve essere un po' stretto. Signora, questo rimedio è efficace solo per la caviglia oppure per una slogatura di un polso, un dolore per un... Una slogatura per un polso, per una... pure una spalla, una gamba, per qualunque slogatura. È sempre buono. Domani vediamo il risultato. Domani sicuramente vi faremo sapere. Domani Jessica ci farà sapere il risultato. Io vi saluto, vi ringrazio per la vostra gentilezza, per la vostra ospitalità. Ma non esiste proprio, mi fa tanto piacere, siete sempre in benvenuto quando avete bisogno di qualcosa, mi fa sempre piacere. Anzi, quando vedo che belle ragazze mi faccio giovane qui. Grazie. Ho ottenuto l'impacco della signora per una giornata intera e quando ho tolto la fasciatura ho provato un sollievo, quindi spero che questo sollievo si prolunghi anche per i giorni a venire, quindi è andata bene. Chiudiamo questa puntata della Web TV augurandovi un sereno Natale e un felice anno nuovo. Vi lasciamo con Vox Populi a cura di Andrea Palmieri, Melissa Sica e Angela Genatiempo. Grazie per l'attenzione, da Giulio e Maria Grazia è tutto, arrivederci al 2016. Secondo me questa volta dobbiamo chiedere alla gente cosa vuoi da Babbo Natale? Cosa vorresti che ti portasse Babbo Natale? Beh, vorrei... non so, cioè vorrei... Tanta pace e poche guerre. Telefono. La PlayStation. Voglio diventare il prossimo presidente del forum. Beh, io... Anzitutto un po' di salute, e per me e per la mia famiglia e per tutta la comunità. Un piccolo regalo che sono contento per un varicassette, visto la fase economica come sta, io penso che sarà un Babbo Natale un po' triste, mi auguro che per i bambini sia molto ricco. Un bel mazzo di 100.000 euro, un mazzo però, no? Diciamo oltre tipo un paio di scarpe, qualcosa per me. E oltre a questo, diciamo, non solo le cose materiali, ma anche qualcosa, diciamo, per noi, per la famiglia, per tutto quello che sta succedendo nel mondo, diciamo, la pace nel mondo. Un po' più di pace nel mondo, questa è la prima cosa. Ma altro niente, io penso che la cosa più importante adesso è che si ristabilisca un poco di giustizia e di pace soprattutto. Da Babbo Natale vorrei un po' di serenità, felicità, amore
è un futuro rosea soprattutto per voi giovani che ne avete veramente bisogno. Sincero? Ma io credo un po' di onestà, perché secondo me non c'è più niente. Un po' di serenità per tutti. Grazie. Guarda, è una domanda molto impegnativa, sinceramente. Ci sarebbe, cioè bisognerebbe chiedere tante cose, però in questo momento sicuramente tanta pace e tanta serenità, la cosa principale. E poi forse pure qualche soldino in più non dispiacerebbe a nessuno. Un bel 10 in matematica e un po' d'amore. È qualcosa che si comprenda. Qualcosa che si comprenda? Che si capisca. In che senso? In tutti i sensi. Capare non si capisce niente di più, cioè le cose non stanno al loro posto, stanno, come dire, il più e meno e più, e così via, insomma, cioè in senso lato. Ritornare ad un punto di equilibrio. Ecco, brave. Un po' di felicità per tutti, un po' di serenità, ma tantissima fortuna, specialmente a me. Buon Natale a tutti, un bacio. Una bella cosa i soldi. Un nuovo allenatore per la Salernità. Per Natale io vorrei il lavoro nel mondo e passo la parola. No, due cose. Io l'iPhone 6. Voglio conoscere Dragon Ball. Io voglio il trenino. Il giocattolo lì. È un aeroplano. Una fune. Cosa vorresti che ti portasse Babbo Natale? Tanti soldi. Niente, non voglio niente. Niente, proprio niente. Da pensare alla faccenda, a me non mi da pensare. Sa chi Babbo Natale, chi ne i soldi? Lo scudetto a Napoli. Mignotte. Solo mignotte. Spero di non arrivarci a quel giorno. Ma che mi da portare? Che mi da portare? Mi da portare niente a me. Non perché i soldi. Non pepa, bella. Cosa vorresti da Babbo Natale? Ma che cazzo pure tu? Tu che cazzo che non ce ne stanno? Cosa vorresti da Babbo Natale? Babbo Natale? Ma vorresti un mattacciolo, lì c'è un bello mattacciolo che li grosso però. Hai capito? Grande. No, per la cioccolata nera. Grande quanto? Quanto è un babà? E quanto è grosso un babà? Così. Ma è una bella capocchia anche a patatena. Allora sai che volesse? Dai, volesse serenità. E poi la mette sulle pensioni un po' di equità. Un po' di equità, perché non è giusto chi piglia 8.000 euro al mese e chi le avesse a pigliare chiassai, grazie a loro che sopravviviamo, ciò che mangiamo viene dalla terra. Loro pigliano 500 euro al mese, chi le fa mangiare tutto quanto, e chi le piglia 7.000 euro al mese, che non sta per mangrice, senza se uno voglia curca. E mi fa vecchio. Tu ne sei amico, eh? Amico coi, aspetta un tiro telefono, aspetta un telefono, no, vedo un nuovo telefono tu, io voglio. No, no, adesso un telefono. Oggi a noi, aspetta un telefono, dai, prendo un telefono. Ma passare un momento, piacere. Faccio un telefono. No, no, che giocatore? Ecco il capello, e chi è il giocatore, bitch, vedi? Jingle, capo capo mio figlio! Per il mio nome! Siamo io Matarina! Per il mio nome! Per il mio nome! Per il mio nome! Volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di...